Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è in riunione con i componenti del suo movimento per decidere se ritirare dal governo le due ministre del suo partito, Teresa Bellanova e Elena Bonetti. Quindi oggi pomeriggio, nella conferenza stampa che ha già annunciato, potrebbe ritirare l'appoggio al governo Conte bis. Noi abbiamo cercato di capire qual è il sentimento dei militanti dei partiti anche a livello locale. Partendo dal presupposto che ieri sera il piano italiano del Recovery Fund, Next Generation EU, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. E al momento della votazione si sono astenute le due ministre, facendo precipitare il paese nell'incertezza. Adesso si fa molto più visibile lo spettro della crisi di governo. PD e Movimento 5 Stelle sono d'accordo nel dichiarare che chi esce dalla maggioranza non rientrerà. I politici rappresentanti locali, come Michelangelo Serra, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Alessandria, ha dichiarato che chi minaccia più volte di mandare in crisi il governo se ne deve poi assumere le responsabilità. La gestione dei fondi Recovery Fund sembra quasi soltanto una scusa. L'augurio è comunque che si arrivi a una soluzione, perché bisogna pensare prima di tutto al bene del paese. Più o meno stesse posizioni espresse anche da rappresentanti locali del PD, l'ex assessore al bilancio del comune di Alessandria, Giorgio Abbonante, ci ha dichiarato che dal punto di vista della base, se Renzi avesse portato avanti solo il problema del recovery plan degli investimenti, avrebbe fatto un figurone. Invece, mettendo in primo piano quello che sono le vicende personali, o la spettacolarizzazione della politica soltanto per avere più visibilità e per ricevere quindi maggiori consensi in caso di prossime elezioni, allora questo diventa inammissibile perché diventa ancora una volta il protagonismo dei singoli politici che hanno responsabilità nazionale e che in qualche modo invece non se ne curano. Ben venga quindi la continuazione dell'attività di governo, anche se dovrà ricorrere ad appoggi esterni come quello dei responsabili o di componenti di altri gruppi parlamentari come quello di Forza Italia.